Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Ragazzi, mi sono dimenticato di fare la intro della gara. Comunque secondo posto in qualifica, siamo stati bravissimi. Sono molto fortunati, per i col di dove vado meglio. Comunque sono un po' più lente le macchine in qualifica. E vediamo di fare una gran gara, speriamo. Comunque l'importante è stare davanti a Nicolino. E siamo primi. Siamo primi in maniera abbastanza corretta, non troppo, ma abbastanza. Mamma che diluvio. Mamma che diluvio. Diluvio infernale, ragazzi, a Suzuka. Diluvio infernale. Un conto è fare un giro secco e provare le qualifiche più volte. Un conto è fare la gara qua in diretta. Sarà durissima, ragazzi. Sarà veramente un'impresa. Però Rosberg è più indietro e questo mi fa un po' godere. Mi fa godere un pochino. Carburante normale, finiamo questa serie chiaramente, ragazzi. E poi con Formula 1 ci fermiamo. Adesso nel canale, insomma, l'obiettivo sarà quello di finire le serie per poi cominciare serie, insomma, più appropriate. Delle serie un po' più comendiane, se così le possiamo chiamare. Mamma mia, avremo veramente tanti 13 giri veramente da incubo, 13 giri da incubo. La macchina non mi sta in pista, non c'è nulla da fare. Pioggia realmente devastante, mamma mia. Tanto Alonso supera Hamilton. Tante volte, ragazzi, se cambio traiettoria non lo faccio apposta, ma solo perché cerco di guidare. E in questo caso lo vedo, quindi lo lascio passare. Però non sempre è colpa mia, ragazzi. Col prossimo Formula 1, chiaramente, quello per nuova generazione, spero di fare veramente qualcosa di molto, molto più competitivo e simulativo. Speriamo, ragazzi. Attenzione Ricciardo. Hamilton torna secondo. Mamma mia ragazzi. La macchina è ingovernabile, ingovernabile. Veramente ingovernabile, porca troia. Scusate la terminologia alquanto bizzarra. Mamma mia, sto cume sta vaneggiando, ma veramente devo fare qualcosa per tenere. Mamma mia. Diluvio insopportabile. E in questa niente, non la tengo proprio, eccola qua. Dov'è Hamilton? Ok. Ci siamo ripresi la posizione, sempre con aggressività e pazzia. Abbiamo Alonso e Hamilton adesso. Veramente una gara ad alta tensione. Sarà difficilissimo però tenere il primo posto, perché non ho comunque un passo degno. È proprio una pioggia troppo battente ai limiti. Eccola là. Ma cosa ho fatto? Cioè non può venirmi lui in bocca però. Ok, per fortuna c'è un cazzo, dai. Perché deve piovere così? Però in qualifica va bene, in gara no, Cristo. Gattone, se non pioveva in qualifica non sarei stato secondo, quindi alla fine cambiava poco. Ma questa vittoria sarebbe tanto importante, anche perché Rosberg è indietro, cazzo. Rosberg è molto indietro, è indietro, insomma. Un ritiro intanto, primo ritiro. Giro record di Nicolino, eccolo qua Nicolino. Ecco Nicolino ragazzi, è arrivato Nicolino. Nicolino non ci sta ragazzi. Mamma mia, che tensione. Tensione indescrivibile. Il Comendone ha una chance indescrivibile di portare a casa una vittoria, comunque una posizione davanti a Rosberg e allungare ancora nella lotta irridata. Proviamoci, raga, proviamoci.
tantissimo anche qua, veramente sta pioggia mi sta letteralmente smaronando le balle. Proviamoci però, raga, proviamoci. Speriamo bene. Ora devi effettuare il pit stop. Siamo molto vicini al cazzo. Abbiamo conservato abbastanza. Rosberg supera Gigi e arriva addirittura a secondo. Incredibile, porca puttana. Che rimonta di Nico. Grande rimonta di Nico. Dobbiamo far veloce e mostrare davanti a Nico, l'unica cosa che conta, ragazzi. Dai, Fioi. Dai, 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 dai. Yes! Siamo davanti a Nicolotto. Siamo davanti a Nicolotto. Adesso vediamo dopo il Walter delle soste e come finiamo. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Oddio! Coglione di un Vernie, porca trota. Ma va a cagare, va. Andiamo, dai, andiamo. Hanno rischiato veramente di spaccare tutto, ho rischiato. Carburante elevato, rischiamola. Il primo posto mi sembra un po' duro, eh. Abbiamo Pippo Massa dietro, Pippo Massa. Oh, c'ho a Pippo. Dai ragazzi, su. Dai, Cume. Dai, best Cume in the world. Molto dura, molto dura. Veramente una pioggia devastante che non mi permette di... Già faccio cagare in Giappone, invece una volta andavo bene, non capisco il perché. Ma con questa pioggia qua è ancora più difficile. E con queste macchine, con questo modello di guida mi sono trovato pochissimo. Era il 2012 l'ultima Formula 1 che giocavo, diciamo, discretamente bene. Ma l'altro anno e quest'anno, soprattutto quest'anno, è proprio una merda. Queste macchine, questi giocattolini con questi motori del cazzo. Ancora record di Nico, ragazzi. Nico in fuga, ragazzi. Adesso vediamo dopo la sosta. Cerchiamo di fare un... Abbiamo cercato di fare il giro più possibile, pulito. Vediamo. Mamma quanti i box. Siamo terzi. Ai ai ai. Rosberg in pole, è in prima posizione. Alonso secondo, ce l'hanno fatta. Hamilton ha perso tanto. Solito Nicolino, il solito culo di Rosberg, incredibile, incredibile. Sono veramente cazzi amari adesso, Mamma che rischio. Speriamo che deve andare ancora in box. Allora c'è speranza. Però la vedo molto dura, anche perché sono abbastanza vicino. Sono già andati in box. Sono già andati purtroppo. Male male. Rosberg qua guadagnerà abbastanza punti. Non tantissimissimi, però. Mondiale super aperto, ragazzi. Mondiale veramente aperto. Non deconcentrarti, Kume, non deconcentrarti. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Qua altri sciocchi, vabbè, non me ne frega un cazzo di chi mi è dietro. Cioè, io faccio la mia gara. Se qualcuno mi viene in bocca, cazzi proprio suoi. Vediamo se qualcuno va in box, ma non credo proprio. Infatti. Niente da fare, se tutto va bene arriviamo terzi. La strategia non ha pagato questa volta. Ragazzi, siamo alla fine. Alla fine siamo addirittura quarti. Ho perso anche la posizione da Ricciardo, molto bene. Rosberg ha vinto la gara.
Questa gara, speriamo, ma si sta togliendo via tanti e tanti punticini irridati, purtroppo. Vabbè. Meno male che è finita la gara, perché se no perdevo sicuramente altre posizioni. Le gomme erano finite. E finisce qua. Brutto, brutto, quarto posto. Che puttana. Vediamo la classifica. Ho fallito, va a cagare. Rosberg ha vinto. Alla classifica abbiamo un punto di vantaggio. Mamma mia, che mondiale costruttori, meno 65. Raga, un saluto al Comendone Veneziano. Un punto solo divide Nicolotto Rosberg da Comenda Veneziano. Ciao!